Quello che colpisce di più è la marea di bambini, compagni di strada, soprattutto un'associazione di volontariato che coinvolge le famiglie. Alcune sono famiglie di ragazzi tossicodipendenti che si ritrovano per aiutarsi a superare le difficoltà che questa situazione spesso porta. Ma l'incontro proposto per la seconda edizione della festa di compagni di strada nell'oratorio di Negrone è un po' particolare. Al centro c'è il tema del rapporto tra genitori e figli, ma molti genitori presenti sono ex tossicodipendenti che hanno a che fare con i propri figli. A parlare uno specialista sul campo, Roberto Zucchetti, delle Famiglie per l'Accoglienza, una realtà che si occupa di affido proprio di bambini con problemi gravi, spesso che arrivano da tribunali dei minori. Avete visto quanta gente c'è qui? Il percorso della speranza è segnato da tanti amici. Il senso di questa riunione, di questa associazione, è che nella difficoltà del tirare grandi figli non si può essere da soli. Il percorso è fatto da tante persone e ciascuna ti aiuta in un pezzettino. Quello che abbiamo fatto oggi è una cosa semplicissima. Tra genitori, io sono un genitore, ci siamo raccontati le fatiche, le gioie, i dolori, gli insuccessi della vita coi figli. E questo è un passettino di questo percorso. Tanti consigli utili su come educare i figli, ma soprattutto su come vivere un rapporto con loro che li rilanci nella vita. Noi non stiamo preparando una società bella e facile per i nostri figli. E i nostri figli si accorgono che è difficile inserirsi in questa società. E molti hanno paura. Noi dobbiamo da una parte incoraggiarli, dall'altra parte lasciarli rischiare, perché se uno non rischia non ottiene.